Sì? AT&T? Sì? Sto facendo un video sul vostro logo. Sì, guardatelo. Mi raccomando, cosa vedo io? Sigla. Oh, giovani amici di Zlogo Time, ben ritrovati per un altro interessantissimo video. Oggi, se non avete capito, parleremo di AT&T, importante soprattutto negli Stati Uniti perché è il più grande provider wireless che c'è appunto negli States. AT&T sta per American Telephone and Telegraph, una compagnia che basa la sua storia sulla nascita del telefono. È stata fondata da Alexander Bell, quindi dall'inventore del telefono, e il nome del fondatore si rispecchia poi nei primi loghi. Andremo a vedere e andremo insieme a vedere tutte queste piccole sfaccettature che ci sono state negli anni. Il primo logo di AT&T è questa campana che ovviamente è un chiaro tributo a Alexander Bell, quindi Bell in inglese vuol dire campana, quindi che era chiusa dentro tre quadrati di dimensioni sempre più grandi che stanno a simboleggiare, no, l'espansione del suono semplice, monocromatico, che però ha vita breve perché viene cambiato, viene sostituito da un emblema che all'occhio umano è molto più interessante, quindi è una forma circolare con all'interno delle cose molto più interessante dal nostro punto visivo. Difatti, in 3-4 loghi che ci sono successivi rispetto al primo sono delle semplici evoluzioni e o modifiche al nome dell'azienda, no? Che quindi poi si vanno a rispecchiare anche nella modifica ovviamente del logo. Il primo vero cambiamento viene nel 1964, quando non è più un logo unico, ma si separa, e quindi abbiamo da una parte la campana e sulla destra c'è l'abbreviazione di appunto American Telephone and Telegraph. Ma che cazzo sta a cantare questo? Porca. Un'evoluzione stilistica interessante che successivamente si ripropone stilizzando ancora di più questa cosa. Quindi a quel punto rimane soltanto un cerchio azzurro con una campana stilizzati al massimo, quindi togliendo tutto il possibile, e rimane appunto il nome poi dell'azienda. E questo è l'ultimo logo con la campana, perché poi AT&T inizia quasi a monopolizzare il mercato, e quindi lo stesso governo americano le impone determinati fermi e anche di abbandonare il logo della campana e sceglierne un altro. Arriviamo nel 1984, dove appunto alla fine di tutto il governo degli Stati Uniti costringe la AT&T a cambiare logo, quindi l'azienda si affida al grafico Saul Bass, che vaglia molte idee, tra queste quella del globo. È una forma in 3D del mondo, fondamentalmente. Le strisce azzurre in questo logo dovrebbero rappresentare il collegamento, no? Che offre l'azienda statunitense a tutto il mondo, quindi il colore in questo caso rappresenta appunto il collegamento. Fatto poi da qui ci sono varie evoluzioni negli anni del logo, quindi dall'84 poi si arriva al 2000, dove vengono ridotte le strisce di colore. Nel 2005 c'è una piccola rivoluzione dove il globo diventa ancora più in 3D, come quasi se fosse, no, appoggiato a qualcosa, e invece la dicitura dell'azienda diventa in minuscolo. Questo perché l'azienda è talmente forte che può permettersi di scrivere il suo nome tutto in minuscolo ed essere comunque riconosciuta. E nel 2016 avviene l'ultima modifica attuale, dove il logo diventa di
due colori. Questa scelta è dovuta al fatto che questa forma della loro rivisitazione del logo sta bene sia su dispositivi mobili che su carta stampata. Comunque è un logo che si presta bene a praticamente qualsiasi sfaccettatura di utilizzo. Dunque, un logo che sì, ha avuto tante evoluzioni in piccolo, fondamentalmente perché non sono mai state delle evoluzioni gigantesche, ma che comunque, nonostante le difficoltà dovute anche alle restrizioni del governo, è sempre riuscito ad evolversi e sempre ad essere riconoscibile per i suoi clienti. E io, ragazzi, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo interessantissimo video.